Si ricomincia a restaurare su Arte per Te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per Te. Questa è Arte per Te. Arte per Te. E benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi nuova lezione del corso di restauro in cui impareremo un passaggio molto molto importante e che è frequentemente richiesto: l'impiallacciatura di un mobile. Noi andremo ad impiallacciare insieme una radio d'epoca. Questa tecnica può essere voltata a diversificati mobili cambiando l'essenza dell'impiallacciatura, naturalmente. Ma basta chiacchierare, questo è un video pratico, quindi spostiamoci in laboratorio e andiamo ad impiallacciare il nostro mobile. Ed ecco l'occorrente per impiallacciare un'antina di un mobile bar che non ha grande pregio e che a me è arrivata in laboratorio già manomessa dal proprietario. Infatti a me è arrivata così, con dello stucco, presumo acrilico, è totalmente priva dei due quadrati di impiallacciatura autentici che il proprietario non ha conservato. Primo errore: quando avete un mobile da impiallacciare, salvate la stragrande maggioranza dell'impiallacciatura possibile. Anche se qui ce ne fosse stata solamente mezza, bastava praticare un taglio dritto e applicare quella nuova, ma il disegno sarebbe stato sempre più composito che non con un'impiallacciatura nuova. Cosa ci occorre adesso? Appunto, dei fogli di impiallacciatura che abbiano un'essenza simile all'autentico. Io ho cercato di scegliere un disegno che riprendesse un pochettino le venature delle due parti autentiche. Naturalmente poi riprenderò ad acquerello le varie venature per cercare di camuffare il nuovo e il vecchio. Quindi mi occorreranno successivamente degli acquerelli. Ora una pennellessa, poi un pezzo di legno per abbassare l'impiallacciatura nel momento in cui la metterò, della colla di bue e dell'acqua. La ricetta della colla di bue la trovate nella rubrica dei materiali, cliccando qui accederete direttamente al video. Dell'acqua tiepida. Ora, il mio problema nell'affrontare questo lavoro in particolare è il fatto che ci sia lo stucco e quindi non so se la colla di bue riuscirà a trattenere l'impiallacciatura nuova. Come prima cosa ho più o meno tagliato i lembi di impiallacciatura, i pezzi di impiallacciatura, tagliando l'angolo perfettamente dritto che vada a combaciare con quello preesistente. Adesso con dell'acqua tiepida comincio a bagnare la mia impiallacciatura, sempre dal centro verso l'esterno. Non abbiate paura, si accartoccerà moltissimo perché naturalmente è il legno che a contatto con l'acqua subirà l'imbarcatura naturale. Bagniamo bene, senza annegarla però, prima da una parte e poi dall'altra. A questo punto prendiamo la colla, la stendiamo sia sulla parte che vogliamo incollare, sia sulla parte che deve accogliere l'incollaggio. Quindi, anzi, prima sulla parte che deve accogliere l'incollaggio. Siate generosi, tanto la colla animale poi se ne va con uno straccetto umido, tiepido. Bagniamo con la colla anche il retro dell'impiallacciatura. E senza avere paura, applichiamolo. Applichiamola e con movimenti rotatori facciamola aderire al pezzo. Molti fanno questa operazione invece che usando la colla di bue, usando un mastice, quindi un qualcosa che abbia un corpo più aggrappante e che faccia arrivare subito all'adesione totale del pezzo. Io preferisco invece farlo alla vecchia maniera, quindi con le colle animali. Adesso io con una pezza e un po' d'acqua tiepida sto ripassando su tutto a togliere le bolle d'aria. Adesso o con una spatola o con un martello da impiallacciatore che non ho, tiriamo ben bene tutta l'impiallacciatura.
La colla di bue è più lenta rispetto ad un mastice, ovviamente. Col mastice, in caso dovete proprio giocare a far uscire tutta la colla, così qua c'è, come si chiama, la cerniera, quindi fa più fatica. E non appena sarà aderito, per lo più togliamo l'eccesso di foglio, di impiallacciatura. Adesso proseguiamo a rimuovere l'eccesso in modo che io poi possa far fare aderire l'impiallacciatura in maniera definitiva. Ok, il primo quadrato è fatto. Ho creato l'alloggiamento per la cerniera in modo che possa muoversi agevolmente senza spaccare ogni volta l'impiallacciatura. Adesso procedo alla stessa maniera con l'altro quadrato. Raddrizzo leggermente se vedo che non è perfettamente dritto. Naturalmente voi andate a squadretta, anche se io vado a mano libera. Ok, adesso procediamo all'attaccatura anche dell'altro lenzuolino di impiallacciatura. Naturalmente il supporto va preparato graffiandolo, quindi carteggiandolo prima, in modo da renderlo più aggrappante, un po' come abbiamo fatto per la preparazione dell'icona. Quindi sapete già di cosa vi parlo se guardate le indicazioni, o per qualunque comunque supporto su cui debba andare ad insistere un corpo estraneo, va preparato in modo da creare un vano che tenda, una trama che trattenga a sé il pezzo che dobbiamo mettere. Potete agevolare l'asciugatura anche con un ferro da stiro, cioè dopo aver abbassato l'impiallacciatura sul supporto, quando vedete che non si stacca più, potete agevolare l'asciugatura con un ferro da stiro, isolando naturalmente il legno con della stoffa, quindi due fessi di cotone, diciamo così, e in modo da far accorciare i tempi di asciugatura e controllarla meglio, perché voi sarete lì davanti. Siccome qui siamo in Sicilia, in questo momento ci sono circa 35 gradi, io non lo farò, ma se avessi fatto questo lavoro in inverno con l'umidità a palla, sicuramente avrei usato il ferro da stiro. Oggi non oso, perché sennò mi liquefaccio anch'io qua sopra. Quindi con la spatolina espellete sempre dal centro verso l'esterno, dal centro verso l'esterno, tutte le bolle d'aria. Appiattite, appiattite e le muovete con la pezza, e quando sarà ben adeso il tutto, non avviluppato, attaccato totalmente, ma quando non si muoverà più, togliamo come prima l'eccesso di impiallacciatura dai bordi. Per adesso il nostro lavoro si conclude qua. Adesso questo pezzo andrà sotto pressa con o della carta siliconata o un foglio di plastica sopra, quindi un pezzo di legno bello pesante che tenga e che sia bello dritto, e dei morsetti che tengano tutto ben fermo. Tra 12 ore, quindi domani mattina, sarà tutto asciutto e andremo a intervenire con i passaggi successivi, cioè la mordenzatura a fantasia, a imitare la venatura di quello autentico, quindi la carteggiatura, la stuccatura e la ricarteggiatura, dopodiché la lucidatura e basta. Questo però fate conto che noi dobbiamo farlo per un intero mobile, non soltanto per questo pezzo. Noi ve lo facciamo vedere qui, ma in generale sappiate che lo stesso lavoro va fatto in grande su tutte le superfici. Bene, ci vediamo tra un po'. L'indomani mattina, se avrete messo bene sotto pressa il pezzo, lo troverete completamente asciutto e ben adeso. Adesso prendiamo uno strumento che si chiama levigatrice manuale. Molti usano un mouse, quelli là elettrici, ma io lo sconsiglio, specie se siete alle prime armi, perché non riuscirete a controllarne il gesto. Invece con una levigatrice manuale, una carta vetrata o abrasiva, io in questo momento sto usando una 180, ma andrebbe benissimo anche una 120, cominciamo a levigare con movimenti rotatori per eliminare gli eventuali scalini e gli eccessi di impiallacciatura. Cominciamo. Ok, dopo un lungo lavoro di carteggiatura, che potrete fare o con questo aggeggino oppure arrotolando della carta abrasiva con dello scotch carta attorno a un pezzettino di legno, così, in modo da avere una guida piatta che vi conduca bene alla carteggiatura. Bene, arrivati a questo punto spolveriamo. Voi fatelo con una pennellessa se siete a casa, io ovviamente, avendo il compressore, ne approfitto.
Ad a questo punto andremo a stuccare i punti in cui l'impiallacciatura è un po' fessurata, i punti di congiunzione dell'impiallacciatura, quindi faremo la stessa operazione con una carta leggermente più fina, quindi una 220. Bene, procediamo. Potete prepararvi da soli lo stucco per il legno, cliccando qui troverete la ricetta che troverete nella rubrica di materiali tra i video di Arte per Te. Io per questo lavoro invece userò uno stucco della Veleca o Veleca, uno stucco della Veleca già per il legno, già pronto. Non vi preoccupate se sarete un po' più grossolani nelle stuccature, è normale, tanto dopo andrà di nuovo tutto levigato, quindi per non perderci troppo tempo. Ok, finito di stuccare, aspettiamo che il tutto si asciughi e quindi procederemo con la levigatura. Ci vediamo dopo. A questo punto, asciugate le stuccature, procediamo alla loro levigatura, sempre con movimenti circolari e con la stessa carta abrasiva di prima. E a questo punto, spolveriamo. Allora, in caso dopo la lucidatura notaste ancora qualche fessurazione, è facilmente colmabile con l'ausilio di queste stecchecce, di queste stecchette in cera, che si sfregano sulla fessurazione e poi si toglie l'eccesso con un panno di lana, come una normalissima cera. Se servirà ve lo farò vedere in un secondo momento, io per adesso ve lo anticipo perché non sono sicura di doverle usare. Allora mi preparo un tono di nero e terra ombra naturale e piano piano, scaricando prima il pennello, vado a riprendere un pochettino quello che è il disegno, muovendo un po' la mano. Posso aiutarmi anche con un pennello a ventaglio con cui scaricare l'acquerello una volta che l'ho passato e dargli un aspetto più movimentato. Passaggio è molto simile alla one stroke painting, cioè voi dovete sporcare una punta del pennello con l'acquerello, bagnare tutto il pennello, quindi passarlo, poi ribagnare tutto il pennello e scaricare così fino all'incontro, accordare il più possibile le venature originali a quelle che stiamo creando noi. A questo punto dobbiamo accordare il tutto e allora con un dito sfumiamo, con un dito bagnato d'acqua, allora io faccio così, sfumo quello che ho messo con l'acquerello, che in alcuni punti può risultare troppo forte, e allora lo scarico. Quindi faccio asciugare, vedo come è visivamente. Se mi piace mi fermo, se no continuo a lavorarlo finché non sono soddisfatta della similitudine tra le venature vere e quelle che ho dato io. Certo, questo è un lavoro un po' d'esperienza, lo capisco, ma voi non è che dovete prendere un mobile e cominciare a sperimentare su un mobile, dovete farvi degli esempi su
magari comprate della balza e vi esercitate a fare le varie venature, e poi solo dopo che avete avuto una certa esperienza in ambito di esercizi potete cimentarvi in qualcosa di definitivo. Io lo lascerò un po' differente proprio per denunciare la parte autentica dalla parte reimpiallacciata, mi pare il minimo dopo tutto il danno che ci hanno fatto, preservarne un po' l'autenticità negli unici sprazzi in cui la si vede. Ok. Vediamo come asciuga e ci rivediamo dopo. Adesso con poco poco di carta abrasiva 120, ma poco, cerchiamo di accordare, di scaricare anche un po' l'acquerello, ma poco, perché sennò se lo porta via tutto, eh? Giusto per ammorbidire la differenza cromatica che ovviamente c'è. Ok, c'è adesso, ma poi quando passeremo la gomma lacca non si vedrà più. Adesso, fatto ciò, spolveriamo bene e prendiamo della gomma lacca e la passiamo su tutto il pannello a mo' di turapori. La turapori sarebbe una vernice sempre così resinosa a base di gomma lacca. Io invece passo direttamente la gomma lacca perché facciamo prima e va bene lo stesso. La turapori, vi dicevo, è una vernice che serve proprio per turare le porosità del legno e per far sì che quindi il legno risulti bello liscio ed accolga poi la lucidatura in un secondo momento in maniera perfetta. Questo mobile lo lucideremo con una lucidatura a tampone, quindi io so che vi interessa, ma lo voglio detto da voi. Se vi interessa vedere la lucidatura a tampone, scrivetemelo tra i commenti qua sotto e io vi farò vedere come procede. Fermo restando che la lucidatura a tampone, anche se la vedrete in video, non sarà semplice da riprodurre perché è una cosa molto 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 difficile da fare. Come avete visto, non è un'operazione semplice, non è un'operazione veloce, è un'operazione di grande precisione e di grande meticolosità, come tutto nel restauro. Se è la prima volta che la fate, attenti ad incollare bene, a non lasciare bolle d'aria e soprattutto allenatevi su cose di poco pregio. Magari comprate quei mobiletti in compensato che vendono anche all'IKEA e divertitevi ad impiallacciarli così per renderli più carini, per farli più graziosi. Senza rischiare i mobili di famiglia, diciamo così, che restauratori non ci si improvvisa, non ci si diventa con un video online, però conoscere la tecnica, come vi dico sempre, può essere utile nel momento in cui vi andate a rivolgere a un professionista per sapere quello che state chiedendo e sapere qual è il giusto modo di esecuzione di un lavoro. Bene, spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. In tal caso mi raccomando un bel pollice in su e noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, arrivederci, alla prossima!